In questo video tutorial dedicato agli argomenti del mio primo handbook Barista in un libro, che poi è un compendio pensato per la formazione del Coffee Skills Program, Barista Skills, modulo basico e intermedio, tratterò gli argomenti della macinatura e della pressatura. È un capitolo fondamentale del manuale ed è l'introduzione necessaria e obbligatoria per la definizione del metodo espresso. Ricordatevi sempre che l'espresso non inizia con l'erogazione alla macchina da caffè espresso, ma inizia con la macinatura. Il macinacaffè è uno strumento che è in grado di frantumare e di macinare il caffè tostato al fine di ottenere una polvere di caffè che ha una determinata curva di granulometria. I tipi di macinacaffè sul mercato, sono principalmente di due tipi, se pensiamo alla modalità di erogazione della polvere. Uno è il macinacaffè tradizionale con dosatore, ovvero sia dove il caffè viene macinato e viene depositato in una camera di contenimento che si chiama appunto dosatore, con la quale il barista, tramite l'azionamento di una leva, è in grado di dosare volumetricamente il peso di caffè, ovvero sia il volume di caffè per la singola bevanda, attraverso una cella che si trova all'interno del dosatore volumetrico. Questa modalità di dosatura è abbastanza efficace, ma non precisissima, in quanto in base a quanto caffè ci sarà all'interno del dosatore, varierà la dose di grammi nel filtro. La seconda tipologia di macinacaffè è quello cosiddetto on demand, ovvero sia il macinacaffè è privo del dosatore volumetrico ed è in grado di erogare all'istante, su richiesta, la dose di caffè direttamente nel filtro del portafiltro della macchina da caffè espresso. Queste due tipologie di macinacaffè si distinguono principalmente per il fatto che il macinacaffè con dosatore volumetrico macina il caffè prima della richiesta, ovvero sia prima che il barista possa utilizzare quel macinato per l'erogazione del caffè espresso e quindi si ha una notevole dispersione non solamente di gas come l'anidride carbonica contenuta nei chicchi di caffè tostato, ma anche di numerosi aromi volatili. Per questa ragione, soprattutto per i caffè di alta gamma e i cosiddetti specialty coffee, è raccomandato l'utilizzo del macinacaffè on demand, in modo da avere la dose di caffè macinato e macinato solamente al momento in cui serve poi per la successiva erogazione. Le tecnologie di taglio del chicco di caffè, sostanzialmente per quanto riguarda i macinacaffè per gli esercizi pubblici, si possono ricondurre a due tipologie principali: le macine cosiddette coniche, come vedete, come queste che io ho in mano, sono delle macine che hanno la caratteristica di poter frantumare e macinare il caffè secondo la granulometria richiesta ad una velocità di giri molto inferiore rispetto all'altra tecnologia di taglio, ovvero sia le macine piane. Questa caratteristica permette alle macine di produrre meno calore, di surriscaldarsi di meno e quindi di essere più adatte a volumi di macinatura molto superiori rispetto a quelle magari che sono adatte alle macine piane. Le macine piane sono piane proprio perché, come vedete, rispetto alle coniche sono dei dischi piatti, vengono contrapposte una con l'altra e il grado di macinatura, come succede anche nelle macine coniche, sta semplicemente nel distanziare di più o di meno le macine l'una dall'altra all'interno della camera di macinatura. Le macine piane, come anche le coniche, sono di diverse dimensioni, di diversi diametri, queste sono piuttosto piccole, e rispetto a quanto il macinacaffè dovrà produrre in termini di macinato in un determinato lasso di tempo, avranno delle dimensioni più grandi. Più grandi perché permettono di avere dei numeri di giri maggiori, ma soprattutto della superficie di taglio maggiore. In questo modo il macinacaffè potrà produrre più polvere nello stesso tempo. Quale macina migliore per l'espresso? Ovvero sia la macina piana o la macina conica? A questa domanda io rispondo
non con una preferenza fra le due tecnologie. A mio parere, entrambe sono adatte all'espresso, a patto che il costruttore della macina l'abbia disegnata per il metodo espresso. La macinatura per l'espresso richiede necessariamente una curva di granulometria plurimodale, perlomeno bimodale, ma ancora meglio plurimodale, ovvero sia è necessario avere all'interno della porzione di caffè macinato delle polveri extrafini, i cosiddetti in inglese fines. Se questo è il grafico della curva di granulometria, qui abbiamo la dimensione delle particelle, qui ne abbiamo la quantità, la curva di granulometria bimodale o plurimodale è quella curva che è in grado di produrre una certa quantità di fines, ovvero sia di particelle fini in questa zona qui, rispetto a quella che poi sarà la granulometria media necessaria per l'erogazione dell'espresso nei parametri che appunto saranno necessari per la perfetta erogazione. Una curva di granulometria invece differente per il filtro richiederà una curva unimodale, ovvero sia la concentrazione maggiore e quasi esclusiva delle particelle di caffè in un'unica area, ovvero sia si richiede per le preparazioni a filtro che le particelle di caffè abbiano sostanzialmente tutte la medesima e la stessa dimensione. Questa è la grande differenza tra la macinatura e la tecnologia di taglio per l'espresso e per il filtro. Di conseguenza, le macine piane, così come anche le macine coniche, dipende da come sono state progettate i coltelli di taglio, ma soprattutto le vie di uscita della polvere di caffè dal accoppiamento delle due macine, permetteranno di ottenere un risultato bimodale, plurimodale oppure unimodale. Di conseguenza, quando si compra l'attrezzatura per l'espresso, è necessario e molto importante assicurarsi dal proprio fornitore che le macine siano state studiate e progettate per il metodo espresso. La dosatura del caffè all'interno del filtro è fondamentale. È molto importante che all'interno del filtro non ci sia alcun motivo per il quale l'acqua dovrebbe trovare delle vie preferenziali, ovvero il cosiddetto channeling. Il channeling non solamente è un qualcosa di negativo da un punto di vista qualitativo per la bevanda, ma oltretutto viene generalmente procurato per una serie di motivi che adesso elencheremo. Una pressatura non perfettamente orizzontale, ovviamente nel filtro, ovvero sia così, procura una zona di channeling nella zona dove la porzione di caffè macinato è più ridotta, ovvero sia questa, con un flusso di acqua che passa attraverso il caffè molto più veloce rispetto al flusso di acqua della parte dove il caffè ha uno spessore molto più alto. Questo determina in questa zona un fenomeno di sovraestrazione, mentre nella restante parte del panetto di caffè si determinerà una sottoestrazione. Sarà molto chiaro intuire che entrambi questi fenomeni daranno poi in tazza delle sensazioni organolettiche squilibrate. La sovraestrazione generalmente procura un'intensità di amaro più importante, una leggera astringenza e degli aromi di bruciato, mentre una sottoestrazione procura meno corpo, una leggera predominanza del gusto acido e un impoverimento della parte aromatica della bevanda. La dosatura del caffè quindi è importante prima della pressatura, non solamente per far sì che la dose sia quella corretta, ma che venga anche correttamente disposta all'interno del filtro e correttamente pressata con il pressino.
Il pressino che può essere di diverse, non solamente di diversi diametri, ma quello dipende dalla macchina da caffè che il barista ha deciso di acquistare, ma anche di diversa forma. Può essere convesso, può essere piatto, ci possono essere dei segni concentrici sulla sua superficie, il che rendono in qualche modo la superficie del panetto del caffè differente. Io personalmente preferisco il pressino piano, ovvero sia quello che mi permette di ottenere nel filtro dove ho dosato la dose di caffè una superficie perfettamente piana. In questo modo sono in grado di andare ad aggiustare la mia pressatura in modo perfettamente orizzontale al fine di ottenere la migliore erogazione. Il controllo di temperatura è fondamentale e mi riferisco alla temperatura del caffè macinato. Come vi accennavo, le macine piane ruotano a una velocità superiore rispetto a quelle coniche, producono quindi maggiore calore. Per fortuna il chicco di caffè tostato è praticamente fragile, ha una densità molto minore rispetto al caffè verde e permette quindi una facile frantumazione e macinatura. Ovviamente però questo procura del calore, non solamente dello sfregamento del chicco di caffè con le macine, ma anche del calore che viene generato dal motore elettrico che aziona le macine. Che cosa fare? Sicuramente una macina di maggiore diametro, di maggiore superficie, riesce a dissipare il calore prodotto in macinatura in modo più efficiente, ma sicuramente quello che è opportuno, in base ai volumi di caffè che si macinano durante il giorno, ma soprattutto durante i picchi di alto consumo, è importante tenerli presenti in modo da dotarsi eventualmente di un macina caffè dotato di sistema di raffreddamento, ovvero sia che permetta, raggiunta una certa temperatura, di raffreddare la camera di macinazione e far sì che la polvere di caffè non esca mai con una temperatura superiore ai 40 gradi centigradi. Da prove effettuate in laboratorio ho verificato che una polvere riscaldata oltre i 40-45 gradi centigradi diminuisce la qualità della bevanda poi ottenuta in tazzina. Come tutte le attrezzature per il caffè, è fondamentale anche la manutenzione e la pulizia del macina caffè. Pulizia del macina caffè che si fa ovviamente tenendo pulito quello che è il contenitore sovrastante la camera di macinatura che contiene i chicchi del caffè, ma anche tenendo pulite le macine e la camera di macinatura utilizzando prodotti appositi che permettono di eliminare i residui di grassi che pian piano con l'utilizzo si sono depositati sulle macine. Ho accennato precedentemente il channeling. Il channeling è un fenomeno che diminuisce la qualità in tazza, ovvero sia che se anche il panetto di caffè è stato dosato e pressato nel modo corretto, quindi nell'ottenimento di un uguale spessore in tutta la sezione del panetto di caffè, di cui la superficie è perfettamente orizzontale, ma può capitare per l'alta pressione con la quale l'acqua arriva sul panetto di caffè di creare delle vie preferenziali. Queste vie preferenziali possono essere dovute a vari motivi, tra i quali, per esempio, la più comune è quella di una macinatura, ovvero di una curva di granulometria troppo sottile, ci sono troppi fine. In questo modo l'acqua calda che arriva sul panetto di caffè e quando il panetto di caffè crea la giusta resistenza idraulica al passaggio dell'acqua viene spinta dalla pompa volumetrica della macchina caffè a 9 bar, trova a un certo punto, facendo difficoltà a passare, trova delle vie preferenziali creando dei cosiddetti canali e determinando dall'inglese il fenomeno del channeling. Questo fenomeno determinerà in tutta questa zona rossa che sto evidenziando in questo momento una importante sovraestrazione, quindi più amaro, più aromi di bruciato, eventuale leggera astringenza. Un caso molto comune di channeling è quello che si può determinare ai bordi del filtro, ovvero sia dove il caffè
è a stretto contatto con il filtro, vediamo anche qui nella parte destra, e ciò viene prevenuto. Infatti ed è importante che il barista poi veda nel suo filtro in dotazione a macchina da caffè che i fori di passaggio dell'acqua, cioè ovvero sia della bevanda alla fine del filtro, siano posizionati in un diametro più stretto rispetto a quello esterno della parte finale del filtro. In questo modo, creando una sorta di barriera al passaggio dell'acqua qui ai bordi, generalmente si riesce ad evitare o a tenere sotto controllo quello che potrebbe essere il channeling esterno del filtro. Channeling che in tazza generalmente è possibile identificarlo in quanto procura, in particolare negli ultimi secondi di erogazione, una bevanda molto chiara che esce dai beccucci e generalmente procura, e lo segno qui in rosso, una macchia di colore più chiaro sulla crema superficiale che si è formata nell'erogazione della bevanda in tazzina. Per prevenire il channeling, sicuramente trovare la giusta granulometria è fondamentale e può essere anche un buon accorgimento quello di identificare da un punto di vista visivo l'eventuale presenza di una crema particolarmente chiara alla fine dell'erogazione. Ultimo suggerimento è quello e considerazione è quello del filtro doppio e del filtro singolo. Credo che tutti voi baristi o chi si è cimentato nell'erogazione del caffè espresso con macchina professionale avrà notato che col portafiltro doppio le erogazioni vengono sempre meglio rispetto al portafiltro singolo, e questo è semplicemente una questione di geometria del filtro, in quanto è facile vedere che nel portafiltro doppio il panetto di caffè ha sempre la stessa profondità e quindi ha una forma geometrica regolare, mentre nel portafiltro singolo ci sono diverse profondità. Ai lati, in questo caso, il panetto di caffè è più basso rispetto al panetto di caffè che si forma e che si è formato ovviamente qui nel centro del filtro. In queste zone quindi ci sarà una sovraestrazione, mentre una leggera sottoestrazione alla parte centrale. Che cosa fare se vogliamo comunque utilizzare il portafiltro singolo per ottenere un buon risultato? Sovradosare leggermente, macinare un pochino più sottile, o potrebbe anche essere aumentare, se possibile farlo in una macchina a caffè espresso, la temperatura dell'acqua al fine di ottenere una bevanda leggermente più estratta. Bene. Questo capitolo della macinatura e pressatura è terminato, spero che gli argomenti trattati siano stati di vostro interesse, vi lascio alla lettura del manuale e la prossima puntata tratterà l'erogazione del caffè espresso con tutti i suoi parametri di preparazione. Buona lettura!